Pescara festeggia il centenario del volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio, tante le iniziative organizzate in collaborazione anche con l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha ben visto questa manifestazione come tutte le altre di Fly Story che ormai facciamo da 20 anni. Quando abbiamo iniziato era il 1998 in cui facemmo il primo remake del volo su Vienna. Era allora difficile addirittura trovare dei testi per poter studiare questa vicenda storica. Ne parlavano in pochissimi e consideravano noi, diciamo, come evento ciò che stavamo organizzando. Adesso ormai è diventata una tradizione perché Fly Story ogni anno produce un remake del volo di Gabriele D'Annunzio. Ripercorriamo tutte le rotte. Questa di quest'anno è importantissima perché è il centenario del volo su Vienna, quindi noi faremo il terzo remake dello storico volo e insieme quindi alla parte aviatoria avremo una serie di iniziative culturali non solo a Pescara ma in tutta Italia, soprattutto l'Italia toccata da questa vicenda storica, quindi da Padova, Roma e così via, che sono stati i luoghi dove Gabriele D'Annunzio ha lasciato la sua traccia indelebile. C'è proprio questo gemellaggio con Padova in questa occasione? Non solo con Padova ma soprattutto con Casale Monferrato, perché D'Annunzio era aviatore ma non era pilota. Il pilota che portava D'Annunzio in quel volo era di Casale Monferrato e si chiamava Natale Palli. Questa vicenda ha creato sì un gemellaggio esattamente con Casale Monferrato, sia con il comune, fra i comuni, e sia dal punto di vista aviatorio, perché le basi operative di Fly Story sono proprio Casale Monferrato, Padova, Como e Pescara.